Cari fratelli, vi saluto nell'amore del Signore, questo è il nostro dopo. Noi questa mattina abbiamo la gioia di celebrare il Signore, tutti quanti insieme, la cena del Signore, l'adorazione del Signore, però abbiamo una gioia anche in più, che è quella di celebrare il Signore per la dedicazione di una nuova vita al Signore. La parola di Dio dice che i figli sono una grande benedizione, è frutto dell'amore e della grazia di Dio, e quindi io vorrei invitare il fratello Matthew insieme a tutta la sua bellissima famiglia di venire qui davanti. Io credo che per questo motivo continuerò ad indossare la mascherina in rispetto anche alla famiglia, e quindi se volete venire, una bella famiglia che è cresciuta, e quindi noi vogliamo fare un applauso al nostro Signore Gesù. Per la famiglia, per la benedizione che noi abbiamo, e noi questa mattina vogliamo conoscere l'ultima arrivata, che è già grande, guarda che bellissima, gloria a Gesù, gloria al Signore, gloria al Signore, veramente gloria al Signore, alleluia, guarda una bella famiglia, veramente, gloria a Gesù. Io sono verso la mano, vi girate verso la mano, così la mano vi fa una bella foto, vedete un po' più avanti, che questo momento da registrare di comunione fraterna, di ringraziamento a Dio per la vita di un'altra bambina, che adesso noi vogliamo. Buongiorno, good morning. Hello, does she speak only English or Italian as well? As well. Perché lei già è bilingue, parla inglese, tre lingue, no? Perché parla inglese, italiano e Ibu. Allora, Ibu, un due mi fa con direzione di Ibu. Allora, cari, noi siamo qui perché questa mattina qui alla mia sinistra noi abbiamo la bellissima Sofia. Sofia Kibiuto Okafor, se ho pronunciato bene. No, eh? Ecco. A Cim, ok, thank you. Quindi Cinduto, Sofia Cinduto Okafor? Sì. Excellent, quindi sto cercando di migliorare. Allora cari, voi sapete che Sofia vuol dire saggezza, quindi è un bellissimo nome che questa bambina ha ricevuto dai suoi genitori. Do you like her name? E poi, allora, è molto Cinduto, che è un nome molto bello perché vuol dire Dio è dolce. Quindi noi ringraziamo il Signore perché Dio nella sua dolcezza ha voluto regalare a voi un altro tesoro particolare, no? Che è la vita di Sofia. La parola di Dio dice che i figli sono come le frecce nelle mani di un prode, no? Di un cacciatore, quindi più frecce ne hai, meglio è. Oggi purtroppo le famiglie vanno in una controtendenza che è quella di non avere più figli. Io dico sempre a Nani, se avessi avuto uno spazio più grande, almeno 7-8 figli, perché mi piacciono, meno male è seduta, perché mi piacciono molto i ragazzi, i bambini, è una gioia avere una grande famiglia. E io ringrazio il Signore perché quando Matthew è arrivato qui in Italia era da solo, dopo ha lavorato tanto, ha lavorato sodo, ha portato la moglie e il Signore vi ha benedetti. E che voi possiate, cari, nell'amore del Signore, insieme alla vita di questa chiesa, continuare a essere questa pianta, questo albero fruttifero per la gloria di Dio. E che Dio vi possa benedire. E che questi ragazzi che crescono qui in Italia, naturalmente loro diventano più italiani che magari nigeriani, certamente sono biculturali, ma che voi, ragazzi, adesso parlo con voi, eh? Che voi possiate essere grandi strumenti di Dio per la vita di questa nazione. Che Dio vi possa usare tremendamente per la gloria del Signore. Allora, io vorrei leggere qualche brano della scrittura che è inerente a questo momento bellissimo di dedicazione. Cioè, noi stiamo dedicando la vita di Sofia al Signore. Noi non battezziamo i bambini perché noi crediamo assolutamente alla luce della scrittura che una persona, un essere umano, deve prima ascoltare la parola
si deve ravvedere dei propri peccati e deve credere nel nome di Cristo Gesù. Dopodiché è battezzato. Un bambino neonato non ha ancora la capacità di riconoscere tutto questo. Però noi possiamo, dall'insegnamento che viene già dall'Antico Testamento e anche della vita del nostro Signore Gesù Cristo, che i ragazzi, i bambini, erano dedicati al Signore. La parola di Dio dice questo in alcuni brani che vorrei velocemente condividere con voi. Deuteronomio capitolo 6 dice, versetto 4. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando ne starai seduto in casa, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Voi, cari genitori, avete il compito di continuare a insegnare la parola del Signore ai vostri figli. Ci saranno sempre momenti difficili dove magari loro crescono e c'è la fase di adolescenza e forse non vogliono esattamente molte volte fare esattamente quello che hanno insegnato i genitori. Continuate a pregare e insegnare la parola del Signore, perché nel tempo giusto il Signore porterà frutto. E questo è un insegnamento per noi tutti, noi che abbiamo figli, che magari sono grandi, magari può sembrare che qualche volta fanno un passo indietro nei confronti della fede. Non abbiate paura, continuate a pregare, a inculcare, a insegnare con la vostra vita, con il vostro comportamento, con la vostra testimonianza, l'amore del Signore. Allora, in Matteo capitolo 19 noi vediamo anche questo che è successo nel ministero di Cristo. Allora vi furono presentati dei bambini, ossia lì a chi? A Cristo, che perché lì imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli li sgridavano. Quindi guardate la mancanza di sensibilità che in quel momento gli discepoli, gli apostoli, avevano erano mancati di discernimento in quel momento, sgridavano i bambini per dire lasciate stare Gesù, andate via, ma c'è un ma. E da questo noi impariamo per la nostra vita. Ma Gesù disse, lasciate i bambini e non impedite che vengano da me, perché il regno dei cieli è perché assomiglia a loro. Se io mi voglio arrivare al Signore, io mi devo assomigliare a Sofia. Io devo essere una persona che dipende dal Padre. Io devo essere una persona che si fida del Padre. Una persona che sa che da solo non può fare un passo se non è attraverso le mani del Padre. Allora che io e oggi, in questo 2020, con l'esempio di Sofia, possiamo ricordare la vita del nostro Signore che dice, lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché il regno dei cieli è chi assomiglia a loro. Io voglio essere come un bambino per Gesù. Voglio dipendere dal Signore. Dio Padre, Dio Figlio e Spirito Santo. Allora dopo alla fine dice che li impose loro le mani e se ne andò via. E quindi noi questa mattina vogliamo dedicare al Signore la vita di Sofia. Io vorrei chiedere a mia moglie Anne, la mamma dei miei ragazzi, che venisse qua e vi portasse la Bibbia, così Anne anche rappresentando a tutta la nostra chiesa, vieni qua, stare di qua, dopo di tempo che non vediamo qua, così approfittiamo, così, nel buon senso, no? Sì, ci facciamo vedere pela gloria del Signore stare qua insieme, grazie. Allora, in nome della nostra chiesa, noi vogliamo offrire questa mattina a Sofia, this is for you. You like? Yes? Ma che cos'è? Questo qui con questa maschera. Allora, questa è la parola del Signore dedicata per la tua vita. Qua ci sono molte storie della Bibbia che il babbo leggerà per te e anche la mamma, perché tu possa crescere nella via del Signore. E noi già da ora ti amiamo nell'amore di Gesù. E vogliamo pregare affinché Gesù possa benedire la tua vita. Quindi questo è per te, my brother. Allora cari, noi ora nella dedicazione di questa vita a Dio non stiamo dichiarando che lei ha i suoi peccati perdonati o che è salvata. Questa è una cosa che lei, Sofia, dovrà fare da sola al momento che il Signore la chiamerà a sé.
Però ora, come Gesù ha pregato e imposto le mani, noi vogliamo pregare per la vita di Sofia. Però non posso fare da solo, devo fare insieme a te. Alzati in piedi, stendi le tue mani, perché vogliamo fare come ha fatto Cristo, vogliamo imporre le nostre mani e pregare per la vita di Sofia nel nome di Gesù. Signore, noi questa mattina ti ringraziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti ringraziamo, Signore, perché i bambini sono un dono di Dio. Ti ringraziamo, Signore, perché sono un tesoro che Tu hai dato alle nostre famiglie. Io prego, Signore, per la vita di Sofia, nel nome di Cristo Gesù. Questa ragazza, Signore, che appunto il suo nome dice che Tu sei dolce, il nome del Signore è dolce, Signore, che la Tua parola sia come un miele nel suo cuore. Che la Tua parola, Signore, sia come una lampada ai suoi piedi. Amen. E lei possa crescere, Signore, e diventare una grande donna di Dio insieme al suo fratello e alle sue sorelle. Signore, io prego per suo babbo, prego per sua mamma, che Tu possa proteggere questa completa famiglia per la Tua gloria. Però ora, Signore, noi preghiamo e noi la dedichiamo davanti a Te, affinché la sua vita, la sua esistenza, lei che oggi rappresenta per noi il futuro, che rappresenta la speranza, perché i bambini così sono, Signore, un dono di Dio che rappresenta la continuità. Signore, che non sia soltanto la continuità, Signore, della famiglia Okafor, ma possa essere, Signore, anche di tutta la nostra Chiesa. Amen. Grazie, Signore, per questa gioia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Il popolo di Dio dice? Amen. Diamo gloria, alleluia! Alleluia, alleluia! Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Grazie mille, grazie. Che il Signore vi benedica, potete accomodare. Ah, facciamo una foto, allora, chiedo scusa. Ragazzi, scusate un attimo, voi potete accomodarvi, facciamo un'ultima foto. Thank you.